Ciao a tutti e bentornati in Bike Science. Oggi parleremo di un altro importante step del bike fitting, ovvero l'acquisizione dei primi dati e la loro valutazione. Questo passo è importante per capire come l'atleta è abituato a muoversi. Per fare questo analizzo il pattern motorio, quindi gli angoli caratteristici o le eventuali asimmetrie del movimento, gli errori tecnici della pedalata o della postura della parte superiore del corpo. Come ogni azione ripetitiva, l'ottimizzazione della pedalata e della postura richiede tempo e impegno, soprattutto se le cattive abitudini si sono protratte per un lungo periodo. Il ciclismo è uno sport molto tecnico, dove anche 3 mm possono fare la differenza per evitare dolori e problemi fisici e migliorare la performance. Per apportare le modifiche adeguate, oltre a considerare l'entità delle cattive abitudini, bisogna anche valutare quanto il vostro corpo si sia abituato ad esse. Per fare questo, utilizzo una strumentazione molto precisa in grado di fornirmi dati accurati riguardo al movimento dell'atleta in tempo reale e in 3 dimensioni. Grazie ai dati raccolti fino a questo punto, posso apportare le prime modifiche che ritengo necessarie. Grazie per l'attenzione e restate collegati con ASG Bike Science.